Ok, ragazzi, rieccoci qui con Hitmon. L'agenzia nei guai. Sta formando una serie su una quale tu non controlla questione. Vuole essere ok. Ok. Il dottor Kovacs. Ma che è sta roba? Non l'ho mai fatto. Ah, bella stronzata, niente armi da fuoco, ottimo. Dottor? Sì, ma che è sta roba? Guarda il filmato, c'è qualcuno che si masturba guardando le finestre, mio dio. Buono, quindi niente. Che cazzo me ne faccio del binocolo lì dentro? Cioè, quindi praticamente niente armi da fuoco perché siamo dentro un ospedale. Buono, buono così. Comunque, ragazzi, stiamo per terminare questa nuova serie. Nuova, nuova per modo di dire, perché è vecchia, vecchia come le scorregge di Gesù Cristo. Ma comunque mi ha fatto troppo incazzare questa serie, ragazzi, non avete idea. Mamma mia, oh. Sarà che le meccaniche sono, fra virgolette, obsolete. E comunque il gioco è vecchio, però minchia, certe cose mi fanno troppo incazzare. Del tipo che ti uccidono e hai ancora il giubbotto antiproiettile al massimo. Cioè, boh, e ti hanno colpito il torso, per dire. Arrivo. Arrivo. Complimenti, grande recitazione come sempre. Salve, ho un appuntamento con il dottor Kovacs. Mi chiamo Tobias Reaper. Mi lasci controllare. Sì, è giusto. Deve entrare in quella porta. Mi segua. L'ufficio del dottore è in cima a queste scale, secondo piano. Entri nella porta alla sua destra, poi attraversi la sala operatoria. Mio Dio santo, ma cioè si sente proprio Da questa parte. che leggeva il copione, cazzo. L'ufficio del dottor Kovacs è di sopra. Ok, ma di qui? Che belle cosine che ci sono. Che cazzo è sta roba? Prendi il libro per bambini. Posso usarlo come arma? Io lo prendo. Professore, il signor Reaper è qui per vedere il dottor. Perfetto. Mi Oddio. accerterò che venga trattato nel modo. Ma neanche finiscono di parlare! Pronto, sono il professor Ortmeier. Abbiamo un caso di emergenza. Inviate ogni uomo a disposizione. È appena giunto al complesso un. Va bene, professore, tenetevi lontani da lui, chiudete tutte le porte. Oh mio Dio. Santo Cristo, aspetta un secondo. Oh mio Dio! Ok, allora. Cioè, quindi mi stanno già mandando guardie e robe del genere. Buono così. La siringa. Chiusa. Vabbè, a parte, devo uccidere il dottor Kovacs. Basta. Cos'è sta roba? Altro libro per bambini. Ma quanti ne devo prendere? 8000? Ma dove cazzo sono finito oltretutto? Non c'è un cacchio. Mi serve un'arma innanzitutto. Anche la più. Minchia, sono tornato indietro. Anche la più stupida, la più inutile. Mi serve un'arma. Qua c'è. Qua è la stessa zona di prima. Sto impazzendo! Sicuramente questa è una missione a tempo. Cioè, zona totalmente utile proprio. Cazzo di zona è questa? Oh Cristo, sono tornato di nuovo indietro. No, cioè, veramente. Allora, ho visto delle scale nel. Dove che ho visto delle scale? Da qui forse. Che andavano su. Ottimo, ne prendo questa. Corri, 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 come se avessi il pepe al culo. Ma che cazzo di rumori fanno? Dio mio. Aspetta. Ah, non c'è una fava. Peccato. Beh, almeno si può aprire. Chiusa, buono così. Così mi piace. Chiusa, buono così. E questo vuoto sicuramente. Sì, vuoto. Affanco. Aspetta! Munizioni!
Questo per l'M16 dovrebbero essere. Grazie. Dov'è l'M16? Krishna. Ah boh, torno indietro. Quindi non è questo il piano, giusto? Ma io sto ancora cercando un'arma. Cazzo, mi guardo nel modo strano. Non trovo il libro. Molto bellissimo libro. E ora è perso come petali in autunno. Di tutto ciò che ho perso mi manca soprattutto la mia mente. Oh merda, aspetta. Mio Pukinoki, mio piccolo Pukinoki, non è più perduto. Ora non ci saranno più guerre ai nostri tempi. Solo pace e tranquillità. E Batman troverà pace nel suo cuore. E non prenderà più colpi da sciatone e bambini. No, no, brutta cosa è quella. Tanti antidoti a tutti. Uomo calvo piace antidoto. Io mostrare sulla mappa dove trovare antidoto. Forse farà crescere i capelli. O forse ti inculo. Ui, i tuoi capelli. Qua c'è un cazzo. Cosa c'è? Siringa. Mia. È l'unica arma che ho. Ma minchia. Qua c'è. Ascensore della minchia. Qua posso andare? No, chiuso. Oh, provo sta porta. Oh, cosa fa? Ma è questo il dottore! Salve e benvenuto, signor Reaper. Come posso aiutarla? Dipende. Lei è l'unico dottor Kovacs qui? Assicuro. In questo caso mi spiace doverla informare che la sua licenza sta per essere revocata. Non sono stato io. Io avevo a malapena una parte negli esperimenti. Era il professor Ottmeier il responsabile. Sì, è lui il colpevole, non io. Vieni qua, oh cazzo. È arrivata la SWAT. Oddio. Stanno arrivando, Krishna. Lo posso uccidere? Sì. Cioè, è il mio obiettivo, dopo tutto. Prendi i vestiti. Ok. Cos'è sta roba? Chiave? Non l'ho letto bene. Chiave della casa di culo, ok. Madonna santa. Non mi sparano. Mi hanno scambiato per il dottore! Che culo. Che culo. Guardate le... Oddio. A me non gli sparo perché... Oh Cristo. Però... cazzo, non posso prendere l'arma. Vabbè, tanto non credo che troverò il cadavere. Oddio, come mi fissano, santo Cristo. Non mi piace come mi guardano. Posso andare qua adesso? Se trovano il cadavere sono oltremodo fottuto. Spero che non entrino mai lì. Perché veramente. A volte ho un cervello intero, a volte metà, a volte canto e basta. Mi mancano i miei giocattoli. Aiutami a trovare la mia papera di gomma. Tu sapevi dov'era? Che cazzo dici, papera di gomma? Ma poi perché devo cercare la sua papera di gomma? Cioè, a che pro? Quel tizio mi ha detto che mi... Che mi... Io so... Oh, l'orso a chiotto, questo? Se vi levate dal cazzo, magari. Minchia, no, cioè questi non... Salute, un nuovo arrivo. Oh, meraviglia, benvenuto, benvenuto, benvenuto. Se ti serve aiuto, chiedi. Sì, 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 ci sono persone che guardano il tubo catodico in una stanza di sopra, lo sai? Sopra, sopra, sopra. Se mi aiuterei a trovare il mio orsacchiotto, io ti farò vedere, vedere, vedere dove. Sì, sì. Oddio, diamogli l'orsacchiotto. Oh, l'orsacchiotto, cazzo! Grazie, uomo del mistero. Le armi tu apprezzi, vero? Sì, 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 uomo del mistero ama le armi. Lo mostrerà sulla mappa dove uomo del mistero armi trovare potrà. Ma come cazzo parli? Ma poi non è vero, nella mappa non mi segnano un cazzo. Ma sono io che non controllo. Ma onestamente sti grandissimi cazzi. Boh, l'altro che voleva la papera. Ma scusate, io dovevo uccidere un certo dottor Kovacs, come cazzo si chiamavano. Io l'ho ucciso, no? Cioè, non l'ho ucciso? Porca la locca.
se vado più su? Oddio, avete sentito che risata terribile? Oh my lord. Cioè, ma li sentite i rumori dei passi di questi coglioni? Dio santo. Oh mio Dio, c'è un fucile a pompa. È che se mi vedono con un'arma in mano non mi inculano veramente a sangue. Vabbè, nel dubbio prendo le munizioni per la mitragliatrice. Mi serve un'arma che posso ovviamente nascondere. Dio santo, mi fanno paura. Non so che cazzo ci facciano girandolando ancora qui intorno. Oh mio Dio, ancora. Cioè, ancora. Ci sono munizioni, ma praticamente niente armi. A parte, beh, quelle che ho già trovato, ma non posso portarle con me, quindi non me ne frega un cazzo. Ma qua c'è nascosto qua un cadavere, perché vedo che è rialzato. Calocca. Mai una gioia, eh. Mai una, proprio, mai. Ecco, adesso iniziano le gioie. Quanti colpi ho? Minchia! Milioni di colpi, ok. Prendo tutto, prendo tutto, prendo tutto. Oh, se male che vada sono armato, dai. Mi frega. Mettiamo in... Oddio, guardate. Amore mio. Ma poi in un ospedale del genere ci sono armi così buttate. Il chietz... Sentiteli, sembrano delle formichine come corrono. Oddio santo, ma come da cazzo sto andando oltretutto? Cioè, sempre che sto girando, sempre la stessa zona. Ed è così probabilmente. Allora, vado di qui. Vado di qui. Qua c'è il muro che mi accoglie, ok? Qua c'è una porta. Oddio. Cioè, è tutto uguale. Ah! Mio Dio, quelli mi stanno cercando. Fortuna che ho preso questo travestimento a culo di gallina. Io volevo uccidere l'inserviente, però vabbè. Oh mio Dio! Che succede qua? Allora, oh mio Dio! C'è qualcosa che mi sfugge. Io devo uccidere un altro sacchiotto. Vabbè, prendo anche questo. Non capisco il senso di tutto ciò, eh. Ah, torno giù un attimo. Perché c'erano porte chiuse che non ero riuscito ad aprire. Ma con la chiave dovrei aprire tutto. Guardate quanti cazzo di orsacchiotti ci sono qui. Credo che comunque diano tutte le stesse identiche informazioni. Quindi non mi devo neanche rincoglionire chissà quanto. Perché tanto. Una paperella. Chi è che la chiedeva? Chi è lo stronzo che mi chiedeva la paperella? Mo lo trovo. Cos'è che ha detto i mamma? Questo cos'è voleva? Non trovo il lì. Infilatelo in culo, non era lui. A volte ha un cervello. Oddio, no, era lui. A volte ha un... No! A volte... Ah, cazzo, sparisce il segnale, vedete? Non posso dargli la papera. Fanculo, rimani fermo. Gomma. Mio Dio, il mio cervello adora la gomma. Sulla TV a tarda notte il mio cervello e io guardiamo film di gomma. Molto buffa gomma. Se vuoi vedere film di gomma, io ti mostrerò su tua mappa dove si trova stanza TV. No, ma io spero che questi... Cioè, i doppiatori spero che li abbiano pagati profumatamente, perché veramente se li sono guadagnati i soldi, cazzo. Non ho mai visto una tale dedizione nel doppiare, Cristo. Questo gira con l'orsacchiotto, qua sono già venuto. Continuo a sentire la suotte che tipo non sa che cazzo sta facendo. Oddio no, questa qui è meglio tenerla chiusa che c'è il cadavere dello stronzo. Io non compri. Fai vedere la mappa, cioè mi hanno detto sulla mappa ti faccio vedere dove, ok? Stanza della TV, TV room. Sarà qui a fianco? Primo piano, piano terra, primo piano, è tipo qua a fianco a me praticamente. Tipo qua a fianco. Me la segna proprio qua. Il problema è come la raggiungo, fai vedere. Ah! Mio lord!
torno giù. Oddio, oddio, mi fanno troppa paura perché sono sempre con l'arma pronta, cazzo. Tanto se mi sparano quelli mi ammazzano, sicuro. Non sanno neanche loro che cazzo stanno facendo. Come non lo so neanche io, oltretutto. Non so nemmeno quanti livelli mi mancano a finire sto cazzo di gioco. Questa zona è oltremodo sospetta. Ma non c'è nulla, bro. Apri, apri. Ma sta zona l'ho già visitata, no? Forse no. No, qua non sono venuto affatto. Qua è probabile che qualche psicopatico mi impugnava. Impiccati, non ne ho libri. Vaffanculo. Tutti che cercano libri, papere e orsacchiotti del cazzo. Madonna, ma cioè non gliele avete le medicine. Che cazzo c'è qui? Cos'è, una camera a gas? Allora, fammi pensare. Pensiamo. Sento un strano rumore. Sento un zzzz come di una TV. No, forse sono questi coglioni. Dio santo. Forse quel zzzz che sento sono degli stronzi. Oddio mio. E dei poliziotti, rumore. Oh cazzo, qua c'è qualcosa. Questa è la sala della TV. A volte ho un cervello. Impiccati, vaffanculo. Dicono tutte le stesse stronzate. Un cervello di gomma. Una madre a pecora, eccetera, eccetera. E basta, cazzo. Cioè, se questo lo ammazzassi non se ne accorgerebbe nessuno, che. Il problema è che non ho armi che non fanno rumore. A parte la siringa, ma non so se l'ho già utilizzata così. Cosa dice questo? Oh no. Questo è uno normale. Non fatemi altro male. Vi prego. Sono io, sveglia. Chi? Io. Non ci credo. Deve essere uno dei loro trucchi mentali. No, io sono alquanto reale. Ora dimmi, che diavolo sta succedendo qui? Mi è stato assegnato il semplice incarico di portar fuori un bersaglio da questo istituto e improvvisamente mi trovo circondato da squadre della SWAT e pazzoidi. Mi hanno drogato. Ti prego, cerca di trovare l'antidoto. Cerca di ricordare se sei già stato qui. Il professore conduceva qui i suoi esperimenti tempo fa. DNA. Clonazione. Tu. Per favore. Trova l'antidoto. Nella gabbia. Cercalo. È molto piccolo. Ma è nella gabbia? Cercalo, è molto piccolo. What? Posso riparlarci? Oh no. No. Cioè sì, posso, però minchia. No, cioè, non vorrei che. Quando magari non mi fa entrare qui. Oddio Cristo. Quando si distrae cerco qua. Vedo qualcosa lì nel tavolo, magari quello. Questo è l'antidoto, c'è pure scritto. Dio Cristo, fammi uscire, fammi uscire. Quando si ridistrae lo so ministro, sto stronzo. Che vuoi, spastico? Ok. Vai, vai coglione, vai coglione, vai coglione. Ok, dai l'antidoto. Done. Ecco, ho trovato l'antidoto. Grazie. Sì, santo. Così va bene. Oh. Ora ascolta. Il percorso che conduce alla cantina è nascosto. Aiutami e ti farò vedere. Cos'è che vuole? Mica guarda che sto qua. Cioè. Ah, io non capisco. Sta missione
dovevamo uccidere un tipo, dottor Kovacs, come cazzo che si chiamò, okay. Che quello di sopra doveva essere lui, il dottor Kovacs, che ho ucciso. Perché si diceva, ma no, non è colpa mia, bla 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 bla. Dicono tutti. Cioè, adesso stiamo aiutando questo qui, che ci sta portando non so dove. Perché mi fissa così sto stronzo? Ma perché? Ah, beh, devo aprire la porta. Ah, minchia. Ecco perché mi guardava così. Stavo pensando, ma questo è coglione. Ma è una testa di minchia. Vai. Oddio, sento la SWAT. Sento la SWAT, ho paura. Mi sto cagando addosso. Sento la SWAT, ho paura. Mi sto cagando addosso. Ho le armi pronte. Non ti colpio, minchia, ne ho a calci in culo per la Uzi. L'ingresso alla cantina è alla base del pozzo dell'ascensore. Io salirò con quest'ultimo in modo che tu possa entrare. Laggiù troverai le risposte. Ti sono debitore. Ok. Cioè, quindi... Ah! Dio Cristo. Vedete, sto livello io non me lo ricordavo di averlo fatto. Oddio, che orrore. Non mi ricordavo di averlo fatto, anzi. Assistenza! Mi salve, assistenza! Non ho il giubbotto antiproiettile. Dove è finito il mio giubbotto antiproiettile? No, così per sapere, eh. Assistenza! Assistenza! Sta di cazzo. Ma le mie munizioni, ne avevo un milione, cazzo! Beh, utile, molto utile, devo dire, eh. Cioè, vi sfondate di munizioni e poi non ne avete più. Ma vaffanculo. Stronzata è. Cioè, questo cazzo di fucile ha un colpo in canna? Che cos'è? Ma che razza di aborto? Oh, Cristo. Non ho capito se si è buggato o sono davvero dei miei cloni. Il turno del figlio è pronto. E dobbiamo proprio celebrare. Papà è qua. Bentornato a casa. Oh mio Dio. Iniziare la vita nel modo migliore. Con geni perfetti. Sei un diamante perfetto. Ma pare. Ancora un po' prima di essere finito. Il rilascio del clone, Cristo. Rilascio del clone. What? Oh god. Sto facendo il giro. Oh merda, sta arrivando un altro. Karma del cazzo. Mi ha quasi ucciso. Ma questo. Piccolo ingrato, avrei dovuto sapere che ti saresti ribellato contro tuo padre. Come il numero 48, che è un clone fedele e affidabile. Ah! Ma come? L'uomo venne creato alla fine. L'uomo venne creato dal tuo culo. Ma che cazzo, perché è uscito? Ah, ok, riprendiamo da qui. Buono, no, perché mi stavo già incazzando. Ciao stronzo. Volevi, vero che volevi? Vabbè. Il ritorno del figlio prodigo. Dobbiamo proprio celebrare. Papà è qua. Bentornato a casa. Il figlio del prodigo. Iniziare la vita nel modo migliore. Con geni perfetti. Sei un diamante perfetto. Ma pare che abbia bisogno di essere lavorato ancora un po' prima di essere finito. Piccolo ingrato, avrei dovuto sapere che ti saresti ribellato contro tuo padre. Come il numero 48, che è un clone fedele e affidabile. L'uomo venne creato alla fine della settimana di lavoro, quando Dio era stanco. Io ho corretto molti
suoi intrinseci difetti. Dimostrerò al mondo intero chi ha ragione e deciderò chi rimarrà. È un piccolo giochetto di parole, ragazzo mio. So che ti piacciono queste cose. Forse posso rimanere qui. Spero che tu sappia che ciò farà più male a me che a te. Tutto l'impegno che ho speso per crearti, ogni minuscolo geni manipolato. Oh, sei stato creato con cura infinita. Sei l'apoteosi dell'uomo. Quando ti creai, eliminai con la massima attenzione tutti i piccoli difetti. Eppure tu mi volti le spalle. Dio Cristo. Il vero potere dei 47 cromosomi. Pensi che sia stato facile? Come sempre, ero più avanti della mia epoca. Gli altri si scossero le loro teste vuote e mi guardarono con i loro occhietti vitri, dicendo che ero pazzo. Tu, amico mio, sei la prova vivente che non sono pazzo. No. So che mi vuoi morto, figliolo, e ti perdono, ma lascia che ti dica questo. Morire è l'ultima cosa che intendo fare. Non crederai a ciò che i miei esperimenti di ricombinazione del DNA hanno reso possibile. È una tale soddisfazione vedere che funzioni così perfettamente. Sapevo di essere sulla strada giusta. Ora chiuderò questo capitolo e inizierò una nuova pagina. Tu hai qualche problema ad accettare la subordinazione e questo non è ammissibile, giusto? Oddio, ancora! Creare la vita, di plasmare su misura esseri umani perfetti. Hai un'idea di quanto sia grande questa potenza? Niente zuccherosi sentimenti, niente tratti difettosi, niente tradimento. Mi ascolti? Se solo tu... Ancora! Sì, solo tu sapessi quanta faticosa ricerca è stata necessaria per questo progetto. Di tutto, ma se guardi il sole, vedi solo tenebre. Io dovevo gettare nuova luce, cancellare tutte le precedenti nozioni scientifiche nel campo. Io stavo definendo nuove regole, non capisci? Oddio, ho finito? Mio Dio, ti ringrazio. Cioè, se... Non so se sono infiniti o cosa, però mi stanno arrivando a frotte continuamente. Cioè, Cristo, rilascio del clone ancora. Oh, ma... Cioè, non c'è un limite, un fottuto limite. Guardate i cadaveri che iniziano ad accumularsi. Cioè, fra poco creo una barriera lì e non passa più nessuno. E crasho il gioco con la mia fortuna. No, ma che cazzo devo fare? Non so, il mio obiettivo è sono venuto qui solo per uccidere uno stronzo. Meglio non distrarsi che poi arrivi e mi incula. Te. Oh no, quello è l'armadietto che si chiude. Eccolo, eccolo che arriva, eccolo, eccolo. Figlio di una sultana. Ma guardate la vita, 54%. Ma, oh. Ma come cazzo è possibile 54% la vita? Cioè, non è allucinante sto cazzo di gioco. Com'è possibile 54% la vita? Qualcuno me lo può spiegare? No, perché... Se io ho il giubbotto antiproiettile, e sono sicuro che lui non mi ha preso in faccia, perché altrimenti sarei morto da un pezzo, mi dovrebbe togliere prima il giubbotto antiproiettile, no? E non ditemi, ma Brizzo, sei un gioco, ho capito, Cristo, però... Non è che sono presi, sono cloni e troiate varie, allora... Dobbiamo buttare il minimo di realismo nel cesso, cazzo. Rilascio del clone! Ma quanti ne hanno ancora? Santo Dio... Io qua ci crepo, me lo sento. Me lo sento che qua ci crepo. Gesù Maria, ne ho ucciso un minimo una decina. Cristo santo.
Ancora, va. Va il figlio di Troia che arriva. Ma cazzo, sembra che sta ballando! Cioè, non si è affacciato. Oh, ma che cazzo fa? Là! Cioè, non muore questo? Oh, ma cioè, siamo fuori! Ma che cazzo fai? Finito, vero? Non ha detto rilascio del clone o roba del genere, no? 30 colpi. Non mi pare di aver detto rilascio del clone. Dimmi che sono finiti, perché veramente mi sto incazzando adesso. Cosa, ne arriva uno e mi ammazza. Che paura. Oddio, no. Cosa? Morto! Ma che? What? Di nuovo! Mica no, tanto esce dall'altro lato, me lo sento. No, esce dall'altro, mi ha fottuto. Ma... cioè, ma qual è il senso di tutto questo? Dove è andato a finire? Cioè, allora, fatemi pensare. Se io vado lì col mio codice a... barre, muoio. Prima devo trovare il clone. E se trascino uno di quei figli di Troia lì dentro? Non so se si può fare, però non vedo altro metodo. Ancora! Ma Cristo! Cioè, di nuovo si ricomincia. Porca troia, oh. Ma qui dove vado? Vabbè, qua. Qui almeno non ne possono uscire, quindi devono arrivare per forza da quella. Almeno. Però mi fa incazzare come una iena. Il rilascio del clone non arriva nessuno. Dai, figli di Troia. Quando arriva da là in fondo si apre la porta lì a sinistra. Pensavo di essere morto oltretutto lì. Ma questi cloni che sta rilasciando non vengono più qui? Dove vanno? Vanno a farsi fottere? Non arriva più nessuno. Vabbè, io porto il cadavere, voglio vedere una cosa. Ancora. Io vorrei sapere dove vanno a finire questi cloni. Non ne ho ancora visto uno. Gesù Maria, madre di Dio. Prega per i miei peccati. Li avevo uccisi tutti, capito? Avevo bloccato il rilascio dei cloni perché non ne stavano più scendendo. Mo' di nuovo. A surprise. Ho il 6% di vita. Poi non capisco perché no. Nelle altre missioni potevo ripetere fino a 4 tentativi. Adesso no, neanche una volta. Dio santo. Forse volevano renderlo il più difficile possibile, ma... ho solo delle teste di cazzo. Dio santo, cos'era? Mi son cagato! Rumore del cazzo. I cloni secondo me si stanno stippando in qualche armadietto, non lo so. Non vengono più a rompermi con il... nonno, di nuovo. Questo da dove ne esce? Obliviously dall'altro lato. Ma poi sparisce, ma l'avete visto che è sparito? Non è neanche uscito. Quindi è buggato, tipo rilascio del clone, ma che è? L'altro non esce nessun clone. Che cazzo stai a dire? Veloce. Vediamo se fa. Oddio, fa! Tiè!
Vabbè, cos'è, una bambola di pezza? Ce l'ha dentro il corpo. So? Questo come l'apro? Non si apre. Vacca la Eva, come l'apro? Non si apre! Ah, ok. Hai dimostrato di essere il mio figlio preferito. Oh, sono così orgoglioso di te. Via, fuori dal cazzo. Ma dovevo uccidere, no? Tu avrei dovuto saperlo. Io non ho neppure riconosciuto mio figlio. Mi hai spezzato il cuore, figliolo. A che serve un giubbotto antiproiettile quando la morte ti colpisce dall'interno? Cioè, il gioco finisce così? Ma che cazzo, non me lo ricordavo affatto. E cosa, è buggato o sta creando il simbolo dell'assassino? Veramente, guardate, mi ha fatto incazzare in una maniera assurda. Certe missioni le ho ripetute all'infinito. Veramente, a un momento lo mollavo questo cazzo di gioco. Comunque, no, non farò Hitman 2. Devo cercare altre serie. Non lo so, per ora no, non faccio Hitman 2. In futuro vedremo. Ci c'è adesso più che altro da caricare Battlefield Bad Company 2, che ho fatto ma non ho ancora caricato. Quindi probabilmente caricherò quello. Spero vi piaccia, ragazzi. Spero che questa serie vi abbia fatto ridere. Vi abbia fatto ridere il modo in cui mi sono incazzato in una maniera assurda. E ci vediamo alla prossima serie. Comunque sto cercando di portarvi molte più serie horror con la webcam, perché ho visto che vi piacciono, ho visto che vi fanno arrappare, vi fa arrappare vedere il mio viso spaventato. Quindi cerco di portarne il più possibile. Ragazzi, alla prossima serie. Ciao a tutti.